a parlare con il nostro amico Pino Rainone, che saluto. Ciao Pino. Ciao, buongiorno. Allora Pino, raccontaci un po', tu di cosa ti occupi nella vita? Io sono uno chef, mi occupo di tutto quello che è catering, ho un laboratorio di pizzeria, si chiama Interstiti a Castellana, e tutto quello che concerne il food, soprattutto tra virgolette il bio. Abbiamo capito che sei uno chef e che hai una società che si chiama Intercity Alimenti, giusto? Sì, sì. È un laboratorio a Castellana e mi occupo di alimentazione soprattutto nel campo bio. Ok, ecco, l'alimentazione biologica è un'alimentazione migliore rispetto al resto? Allora, diciamo sì, sì, se si hanno le giuste nozioni per saper trattare il prodotto, perché logicamente è completamente diverso da un altro singolo alimento. Cioè un alimento che ha un trattamento ha una capacità di conservazione diversa da quello del biologico, quindi bisogna saperlo conservare, bisogna saperlo apportare le vitamine o in quel caso anche le proteine sul tavolo senza rovinarle. Certo, per biologico quali alimenti poi intendiamo, Pino? Guarda, io sinceramente adesso addirittura sono, è un po' come si faceva tanti anni fa, se qualcuno ci avesse detto che potevamo telefonare senza filo, gli avremmo dato delle lettere. Oggi parliamo di simbiotica, forse l'agricoltura più pura che possiamo avere. Io sto andando dietro a questa agricoltura simbiotica, che è praticamente una microorganizzazione che si fa sulla radice delle piante che la va a proteggere da qualsiasi agente contaminante. Certo, quindi anche c'è anche della sperimentazione in corso, quindi. Beh sì, la sperimentazione è partita già 12 anni fa, ormai siamo diciamo alle prime produzioni vere e proprie, quindi siamo già alle varie trasformazioni alla tavola. Quando io parlo di trasformazioni, logicamente da scelta intendo la cottura, la manipolazione, quindi tutta la trasformazione per portarlo a diventare un alimento da gustare a tavola. Certo. C'è già tanti prodotti, l'olio, la pasta, tante cose, le farine, molto c'è già dietro. E dopo questo ti auguro un buon proseguimento e tanti auguri per la tua attività. Ciao Pino. Ci credo, andiamo avanti e tante belle cose a tutti. Ciao. Ce la faremo. Ciao. Lei Social torna tra poco con nuove interviste e nuove storie. Social.